Lancillotto, il cavaliere della carretta, è il romanzo più famoso di Chrétien de Troyes, il più grande poeta medievale prima di Dante. La vicenda ispirata alle leggende della cosiddetta materia bretone è incentrata sull'amore tra Lancillotto, cavaliere di Re Artù, e Ginevra, moglie del re. Ginevra viene rapita dal malvagio Meleagant, figlio del re di Gorre, terra misteriosa nella quale è difficile entrare e dalla quale gli stranieri non possono uscire. Molti cavalieri partono per liberare la regina, tra cui Cheu, Galvano e Lancillotto, fedele innamorato di Ginevra. Un nano promette a Lancillotto di condurlo nel regno di Gorre, a patto che salga sulla carretta con la quale i delinquenti, i ladri e gli assassini venivano portati al supplizio. Fra tutte le prove, quella che per Lancillotto risulta più difficile, poiché è considerato vergognoso per un cavaliere anche solo accostarsi all'infamante carretta dei condannati. Per questo Lancillotto esita prima di salire, combattuto tra il desiderio di salvare il proprio onore e l'amore per la regina. Decide di salire e viene condotto in un castello, dove gli si insegna la via da percorrere per arrivare al regno di Gorre. È un cammino irto di ostacoli che il cavaliere deve superare. Tra questi il ponte della spada, un ponte formato da una lama molto affilata, sospesa su acque turbinose. Con l'aiuto di un anello incantato, Lancillotto supera il ponte e arriva al castello di Meleagant. Sconfitto il perfido Meleagant, in duello può rivedere finalmente Ginevra, che però lo allontana, rimproverandogli l'esitazione che aveva mostrato prima di salire sulla carretta. Lancillotto deve perciò passare attraverso altre prove d'amore che lo allontanano dal prestigio e dall'onore, ma rispondono alla volontà della dama, prima di ottenerne di nuovo il favore. Superate molte prove e umiliazioni, Lancillotto viene infine amorevolmente accolto da Ginevra, che gli si concede.